Sebastian Coloredo, finanziere di Tarvisio, c'entra una doppietta nella due giorni di Predazzo, valida per l'assegnazione dei titoli tricolori di salto speciale dai trampolini HS106 e HS134 e a soli 21 anni può vantarsi di aver già vinto per ben 8 volte il campionato italiano. Impeccabile sia sabato dal trampolino grande HS134, dove ha fatto registrare due buoni salti sulle distanze di 129,5 e 131,6 metri, sia domenica dal trampolino HS106. È stato dunque la fiera del gruppo sportivo Fiamme Gialle il protagonista del doppio appuntamento proposto dall'Unione Sportiva Dolomitica di Predazzo presso il centro del salto Giuseppe Dalben, con la messa in palio di ben 5 titoli italiani in due giorni, ossia quello assoluto, femminile e juniores dal trampolino HS106 e quello assoluto e di combinata nordica sprint, entrambi dal trampolino HS134. Il titolo della combinata nordica sprint è andato invece alla giovane promessa friulana di Cercivento, Alessandro Pittin, impeccabile nel salto da trampolino HS134, nel quale ha fatto registrare la misura di 130 metri e bravo a controllare gli avversari nella prova con gli skiroll di 2,5 km sulla salita del Cermis, con un dislivello di 350 metri. Un altro piazzamento di prestigio, così, per il portacolore dell'Unione Sportiva Aldo Moro, che nella passata stagione aveva vinto il titolo mondiale a juniores e il bronzo nella Gundersen a Zakopane. Medaglia d'argento per il poliziotto Giuseppe Michielli, che si è reso autore di un'eccellente rimonta, che gli ha consentito di recuperare addirittura dall'undicesima posizione, chiudendo a 1 minuto e 22 secondi da Pittin. Bronzo per il gardenese Armin Bauer. Pittin ha chiuso in bellezza la sua due giorni, aggiudicandosi poi il titolo juniores di salto da trampolino HS106 e centrando ben due medaglie d'argento nel campionato italiano assoluto alle spalle di Coloredo. Tutti si aspettavano grandi risultati da parte degli atleti trentini nella combinata nordica ed invece Davide Bresadola non si è nemmeno presentato al via causa un attacco influenzale e gli altri hanno deluso. Le soddisfazioni, questa volta, strano dirsi, sono arrivate dal salto speciale, con due medaglie di bronzo trentine, grazie agli omonimi, ma senza alcun legame di parentela, della Sega. Il predazzano Roberto ha ottenuto la medaglia di bronzo dal trampolino HS134, mentre Diego ha sorpreso tutti con due ottimi salti che gli hanno permesso di ottenere il bronzo dal trampolino HS106. I due alfieri della Dolomitica non sono però riusciti a centrare il podio nella prova juniores, terminando quinto Diego e settimo Roberto. Come da pronostico, lotta in famiglia per quanto riguarda lo Sci Club Gardena per il titolo femminile, con Lisa Demez prima, grazie ad un primo salto di addirittura 59 metri, Evelyn Insam seconda ed Elena Rungaldir terza. Sabato pomeriggio si è poi disputata la 19esima edizione della Coppa dell'Autunno, una gara nazionale giovani con al via le migliori promesse del salto e della combinata nordica di tutta Italia. Fra gli allievi si sono imposti Daniele Varesco della Dolomitica nel salto e Robin Diglio della Monti Lussari nella combinata. Quindi fra i ragazzi doppietta per il gardenese Alex Insam e nella categoria promozionale doppia affermazione per Giulio Bezzi del gruppo sportivo Monte Giner. Sebastian Coloredo, Fiamme Gialle, settimo titolo tricolore, è stato facile o no? Dati gli allenamenti fatti in questi giorni qua, avevamo visto il livello, un po' di metri ad Andrea, che era comunque quello che saltava meglio, un 2 della squadra B, e saltava abbastanza benino. Trampolino di Predazzo, oggi siete partiti più alti rispetto alle altre gare, ti ha avvantaggiato o no? Non tantissimo, infatti il primo salto di gara io ero abituato a saltare sempre da partenze più basse, arrivavo giù tipo 3 o 4 km più veloce del solito. L'obiettivo sono sicuramente i mondiali, però ovviamente io punto a fare una stagione tutta abbastanza compatta e ricca di risultati. Roberto Della Sega, dopo il titolo juniores, una medaglia anche nel salto trampolino HS130 e la stagione sta andando proprio bene per te. Sì, questa stagione estiva è proprio perfetta per me in questo senso. Anche a livello europeo sono riuscito a far bene e questo è grazie ai duri allenamenti. Com'è stata la tua gara oggi a livello tecnico? Buona, gli scorsi giorni non saltavo proprio benissimo. Esordirai in Coppa del Mondo? Esordirò a Pragelato. Ci saranno i mondiali, speri di andarci? Speriamo di sì. Speriamo che vada bene. Giuseppe Michili, Fiamme Oro di Moena, una medaglia d'argento, era proprio impossibile raggiungere Pittin? Per adesso sì, salta bene, per combattere alla pari con lui in questo momento dovrei saltare un po' di più. Soprattutto perché ormai a un mese da qui inizieranno le gare invernali, bisognerà appunto riuscire a fare un saltino di qualità in più nel salto per ottenere buoni risultati quest'inverno. Alessandro Pittin, una grande medaglia d'oro nella combinata nordica, sei nuovo campione italiano, penso che sei soddisfatto. Sì, già una l'avevo fatta a Pragelato e sta qua
stata una riconferma per me importante, perché riesco a capire a che punto sono anche rispetto agli altri, mentre prima facevo un po' più fatica, diciamo, nel salto e guadagnavo molto sul fondo. Adesso mi sono portato molto, molto, molto avanti nel salto, perché riesco a partire coi primi e, essendo sempre stato forte nel fondo, i risultati vengono. Sandro Perti, il responsabile marketing della Coppa del Mondo della Val di Fiemme, che pochi mesi fa ha avuto la grande notizia dell'assegnazione dei mondiali. Come l'avete vissuta quella splendida giornata? Ma per me era la prima volta con un congresso così importante, con una candidatura così importante. È stata un'emozione grandissima. La tensione in tutto il nostro gruppo c'è stata. E abbiamo cercato di preparare con ogni dettaglio la spedizione, dallo stand alle attività di relazione, public relation con tutto il mondo della FIS. Abbiamo fatto una buona presentazione, abbiamo dato, credo, con le gare degli anni passati, le garanzie di solidità del nostro comitato organizzatore, e penso che l'assegnazione sia il momento che raccoglie i frutti del lavoro di tanti anni in Val di Fiemme.